Gabriele Cortopassi, aprironbar.com, siamo qui con Babbi, una ditta di gelateria, che ci racconta qualcosa riguardo il mondo del gelato nel bar. Beh, il mondo del gelato nel bar sta acquisendo, diciamo così, una nuova veste, una nuova attenzione verso soprattutto il prodotto artigianale. Siamo passati da decenni nei quali il gelato nel bar era solo ed esclusivamente una marca industriale e alla ricerca invece di prodotti di qualità e di prodotti nuovi. Sempre di più negli ultimi anni si stanno facendo spazio anche prodotti provocatori come i gelati salati o i gelati alcolici, con i quali si possono creare tantissimi cocktail, drink e quant'altro. Sicuramente lo spazio per i prossimi anni sarà di gelati di altissima qualità, pochi gusti ma assolutamente molto curati. Quindi per una, anche per un bar diciamo di quartiere può essere un vantaggio mettere una parte gelateria al suo interno? Assolutamente sì, chiaramente oggi investire in attrezzatura tecnologica è un impegno molto gravoso, ma sicuramente poter pensare di avere un piccolo banco a pozzetti o a vetrina dove poter somministrare gelato artigianale fatto da artigiani conosciuti sul territorio aiuterà sicuramente ad aumentare le vendite. Ecco, per un barista qual è l'investimento economico che si può aspettare per una scelta del genere? Sicuramente sono investimenti che possono andare dai 5 ai 10 mila euro, non di più. Queste cose ovviamente pensando esclusivamente a somministrare dei prodotti. È vero che il gelato offre ottimi margini di guadagno? Assolutamente sì, chiaramente non sono più i margini che c'erano come in tanti altri settori fino a 8-10 anni fa, ma ancora sono margini assolutamente interessanti. Ci ha parlato prima di tendenze innovative nel mondo del gelato, sicuramente non più soltanto cioccolato e crema, ma anche prodotti particolari. Questi prodotti sono soltanto curiosità o sono anche un prodotto di vendita? No, stanno diventando assolutamente prodotti di vendita, soprattutto i gelati alcolici, con il boom dell'Aperol Spritz, fare gelato oggi allo Spritz è una cosa assolutamente ordinaria e che si può trovare nelle migliori gelaterie d'Italia all'estero, ma la stessa cosa si può fare con il mojito, con gelati al prosecco, alla birra o altre cose ancora. Possono sembrare di moda, ma stanno diventando assolutamente di tendenza. A questo punto ci ha parlato di un gelato al caramello buonissimo e a quello lo lasciamo ringraziandola. Grazie a voi, buona giornata.